Oggi vi do la ricetta delle mie cozze gratinate. Per prima cosa dobbiamo cuocere le cozze. Vi ho già insegnato in un altro video come pulirle e ve lo lascerò alla fine di questo. Intanto all'interno di una padella a fiamma vivace mettiamo un filo d'olio, uno spicchio d'aglio, un po' di peperoncino e le nostre cozze. Copriamo e facciamo cuocere per circa 10 minuti. Pian piano vedrete che le cozze iniziano ad aprirsi. Diamo una mescolatina veloce, aggiungiamo una manciata di prezzemolo tritato, sfumiamo con un pochino di vino bianco e facciamo evaporare l'alcol. Una volta che le cozze sono pronte, le sgusciamo. Sono semplicissime da sgusciare, basta aprire senza spaccare completamente il guscio e togliere la cozza dall'interno. In seguito prendiamo 500 g di patate sbucciate, tagliate a pezzettini, le mettiamo all'interno di un pentolino e aggiungiamo 14 cucchiai d'acqua di cottura delle cozze più un pochino d'acqua. Portiamo sul fuoco e facciamo cuocere. Intanto prendiamo le cozze che abbiamo sgusciato e andremo a farcire i gusci. Guardate che belli che sono i gusci delle cozze, si assomigliano a dei cuori. Una volta che le patate si sono ammorbidite, le frulliamo bene con il frullatore ad immersione. Continuiamo la cottura del nostro purè per qualche minuto in modo da farlo addensare un pochino. E dopodiché non dobbiamo fare altro che farcire le nostre cozze con questo purè. Come potete vedere, non ho aggiunto del sale a questa ricetta perché le cozze sono già molto salate. Quando utilizzate l'acqua di cottura dovete stare attenti perché è bella salatina. Inforniamo a 200 gradi per circa 5 minutini, dopodiché accendiamo il grill in modo da far dorare la crosticina e le nostre cozze gratinate sono pronte. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se la provate lasciate un commento qua e fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie e noi ci rivediamo prestissimo. Ciao ciao!